Ma non scherziamo proprio. L'amicizia è cosa seria, è sentimento nobile, fratellanza, confidenza, simpatia. L'amicizia è dare e avere. L'amico condivide, è un alleato, ti sostiene, ti incoraggia. C'è amicizia quando non serve né parola. L'amicizia non si accatta e non si vende. Si dice che se io trovo un amico e trovo un tesoro. D'accordo, sì, va bene. Ma tesoro l'ha dato la purissa, se no non è amicizia, è convenienza. Bravo. Cambiamento, che volete? Sarò forse all'antica, ma a me i cambiamenti mettono paura, ma viene l'ansia, li accetto con fatica. Io sono un uomo semplice, non amo le novità, tengo le mie manie. Sono legata alle mie usanze. Per carità, la via vecchia non la cambia con la nuova. Pensate un po' come sono fesso io. La signora di rimpetto mi fa spesso l'occhiolino ed è esplicito l'invito. Ma io metto la capa sotto piglia la via e torno sempre di angliera mia. Critica. Siamo seri, diciamo la verità, a tutto quanto piace a mormoriare. La critica è un fatto terapeutico, ti fa sentire meglio, superiore, più felice. Parlare male degli altri è una goduria, un appagamento, un'estasi. La gente si fa chiappe sparlanare dall'altro. Ma quando col bersaglio della critica sei tu, no, non va più bene. Come si permettono? Con quale autorità? E allora fosse buono che tutto parlassimo più poco. Così mi ci stavo, facitemi piacere. Stammi zitta e muta e non rompi in bocca all'altro. O è teatro? Facciamocelo rispondere una riflessione da Luigi Accarino che può leggere, può interpretare. Vieni, Luigi. È un piacere averti qua stasera, non puoi sottrarti. Dici il tuo pensiero, ma non farti influenzare dalla E voglio dire che tutta questa ricchezza, conoscenza, disponibilità di Luigi oggi può essere messa ancora a piene mani di più nella nostra società civile, perché da oggi Luigi è un dipendente dell'Ips. Da oggi sto in pensione. Da oggi è pensione. E siccome l'Ips si tira i piedi a tutti gli anziani, gli auguriamo tanta salute. Certamente. Ha ragione il professore Denaro, tu sei una persona che piglia a tradimento, ma per questo, nonostante tutto, ti farei voler bene. Mi fa piacere perché io sono amico di Ambrogio, come voi l'ho conosciuto in belle occasioni e insieme abbiamo condiviso anche momenti teatrali. Insieme a Sisa abbiamo fatto delle cose insieme. È poesia o è teatro? Io penso che sia una felice unione di entrambe le cose. Ambrogio riesce a leggere con semplicità e con onestà di pensiero quelli che sono i nostri sentimenti. Eventualmente noi li trasformiamo poi in maniera un poco maliziosa. Invece lui le mette su carta in una maniera così bella, semplice, onesta, che ci arriva al cuore. Io ascoltavo la sua poesia sulle parole e dicevo quanto è vera questa sua riflessione. E a volte questa parolina che esce fuori prima delle altre ci sta bene. Sta bene perché nella napoletanità nostra una parolina un poco più sottolineata crea veramente l'idea. Io lo ringrazio perché anche questa sera ci porta a riflettere e poi questo connubio di poesie e di arte insieme ad Angela mi vede ancora più felice perché io sono un estimatore. È quasi un amante di quello che Angela fa e vi ringrazio per questo, ringrazio Giovanni,
che riesce veramente a metterci tutti quanti insieme. E grazie a te, che nonostante tutto mi acchiappi e mi coinvolgi. Abbiamo parlato di appuntamento. Sì. Allora, per Natale, prima del Covid, io scrissi una commedia, quasi una farsa, su... avevo interpretato in maniera strampalata e anche un poco scostumata il Vangelo di Luca, nella nascita dell'Annunciazione e della nascita di Cristo. E quando io metto qualcosa su carta mi rendo conto delle persone che poi coinvolgo, il mio gruppo teatrale, quindi conosco chi è più bravo a fare delle cose, chi è più bravo in certe caratterizzazioni. E da allora io scrissi questa cosa e con lui c'era una mia amica che purtroppo quest'anno in maniera molto improvvisa ci ha lasciato. E allora con testardaggine e con caparbietà ho voluto che questa commedia la mettessimo in scena. E quindi sì, grazie a Giovanni, noi saremo il 3 e 4 gennaio a Villa Fondi e questa farsa si intitola Confite e Cogele, e con pochi allerie pure nascetto figlie Maria.